buona domenica. Benvenuti e benvenute a questo culto trasmesso da Radio Bequit Evangelica. Sorelle, fratelli, amici e amiche, vogliamo iniziare la nostra domenica mattina ascoltando le parole del Salmo 25 che ci invitano a riflettere e a raccoglierci in preghiera. Ricordati, oh Signore, delle tue compassioni e delle tue bontà, perché sono eterne. Non ricordarti delle trasgressioni della mia gioventù, né dei miei peccati. Ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, oh Signore. Preghiamo. Nostro Dio, noi siamo qui nel tuo nome, perché tu sei la nostra speranza e la nostra sana inquietudine. Tu scivoli fra le nostre dita come sabbia, come scivola via l'acqua, ma come il granello di sabbia e come la goccia d'acqua rimangono tra i solchi delle mani, tu rimani nelle pieghe della nostra esistenza. Grazie per averci chiamati alla fede, grazie per averci chiamate all'esistenza, grazie per averci accolto tra le tue amorevoli braccia. Grazie per averci atteso, per aver aspettato anche il nostro passo lento e difficoltoso. Grazie per averci insegnato a credere e a confidare nella tua risurrezione. Amen. Care sorelle, cari fratelli, vogliamo ora disporci ad ascoltare una parola che ci viene dalla lettera ai Romani, che ci guida nella riflessione e nella confessione del nostro peccato. Non abbiate alcun debito con nessuno, dice l'Apostolo, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo prossimo ha adempiuto alla legge. Preghiamo. Signore, noi con umiltà ci presentiamo a te e ti chiediamo di perdonare la nostra presunzione, la nostra disobbedienza. Abbiamo vissuto nell'illusione di essere autosufficienti, di poter badare a noi stessi, così siamo costretti da soli all'isolamento. Ai nostri occhi quello che appare una soluzione diventa in realtà una difficoltà perché
non riusciamo a incontrare gli altri, ma ne rimaniamo separati. Ti preghiamo, perdonaci e svegliaci dal sonno ingannatore. Perdonaci e dacci una fede pronta ad accogliere la salvezza in Gesù Cristo. Amen. Vogliamo ascoltare una parola che viene ancora dall'epistolario dell'Apostolo Paolo e che ci annuncia il perdono. Dio, ricorda la lettera agli Efesini, è ricco di misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nel peccato. Lui ci ha resi vivi ed è per grazia che siamo salvati. I nostri peccati sono perdonati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 6 giorni dopo Gesù prese con sé 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li portò su un alto monte in un luogo sicuro. Là, di fronte a loro, Gesù cambiò d'aspetto. I suoi abiti diventarono splendenti e bianchissimi. Nessuno a questo mondo avrebbe mai potuto farli diventare così bianchi a forza di lavarli. Poi i discepoli videro anche il profeta Elia e Mosè. Stavano accanto a Gesù e parlavano con lui. Allora Pietro cominciò a parlare e disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Prepareremo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Parlava così perché non sapeva cosa dire. Infatti erano spaventati. Poi apparve una nuvola che li avvolse con la sua ombra e dalla quale si fece sentire una voce. Questo è il figlio che io amo, ascoltatelo. I discepoli si guardarono subito attorno, ma non videro più nessuno. Con loro c'era solo Gesù.
Sono stato sulla cima della montagna. Ho visto la terra promessa. Posso non entrarci assieme a voi, ma voglio farvi sapere che tutti ci entreremo e sono felice questa sera. Queste sono le parole con cui Martin Luther King, il 3 aprile 1968, pronunciava un famoso sermone e dobbiamo ricordare che il giorno dopo, il 4 aprile 1968, sarebbe stato assassinato. Queste parole ci vogliono spiegare o aiutare a capire che cosa significa la trasfigurazione, perché la trasfigurazione è la visione di quello che ci aspetta. L'Evangelo ce la racconta con parole nostre, del tutto umane, che hanno un limite anche simpatico. Pensiamo al candore della lavandaia che mai riuscirà a ottenere. Usano un linguaggio terra-terra, un linguaggio comprensibile per narrare e descrivere qualcosa che è difficile, forse impossibile da immaginare, ma che proprio attraverso il nostro linguaggio ci può aiutare a capire come sarà il domani. Sul monte, come per il primo Mosè, come per il primo Elia, i discepoli hanno un'esperienza che in realtà non potremmo definire mistica. L'esperienza di quello che è la gloria di Dio preparata per chi crede. La purificazione, simbolizzata dalla bianchezza degli abiti, la riconciliazione del passato con il presente, Mosè, Elia, l'incontro con Dio, la nuvola e la voce. Ma queste visioni che noi tenderemmo a ricollegare con esperienze lontane, gloriosamente lontane dalle bassezze del mondo di tutti i giorni, in realtà hanno un senso cristiano, lasciatemi dire, non semplicemente religioso, ma cristiano, solo se vengono riempite dai contenuti biblici che descrivono. Mosè ed Elia sono due personaggi chiave nell'immaginario religioso ebraico, per quello che hanno fatto e detto e per come hanno vissuto la loro fede in Dio, non per astratte ragioni spirituali. Mosè è ricordato per il Decalogo, ma anche per la sua lotta contro Faraone, per il suo continuo sforzo di indirizzare il popolo di Israele sulla via della libertà, senza cedere alla tentazione di tornare indietro, senza cedere alla tentazione di invidiare un passato dove le pentole erano piene di roba da mangiare. Elia è ricordato per le sue lotte intransigenti contro l'arroganza della casa reale che cercava di imporre il paganesimo ai suoi modelli di potere in Israele, per i suoi scontri con i profeti di Baal, per la sua fuga nel deserto, ma anche per la sua capacità di ritornare sui suoi passi, riprendendo in mano il proprio destino. Accostare Gesù a Mosè ed Elia non è un abbinamento astratto, ma piuttosto un modo per ribadire chi e dov'è Gesù nel quadro generale della scrittura. Per questo motivo Gesù reagisce alla proposta, che potremmo dire ingenuamente bella, ma ahimè fuori posto, di Pietro: facciamo delle tende, rimaniamo qui per sempre, invitandolo a scendere dal monte al mondo. La visione del futuro ha un significato se è inserita nella visione della missione per l'umanità. In Gesù Dio ha scelto di vivere con noi per permetterci un giorno di vivere come Lui. La fede non è mera adorazione di Dio. Quella è una tentazione. Non lo è sempre, né lo sarà per sempre, ma oggi sì. Oggi Mosè ed Elia, che hanno fatto la loro parte nel mondo e per il mondo, possono adorare pienamente Gesù glorificato. Ma Pietro, Giacomo, Giovanni, ma noi non ancora. Perché quell'adorazione diventerebbe una fuga dell'estasi, quando il mondo è ancora quello di Mosè ed Elia, della concretezza, un mondo di schiavitù, un mondo di prepotenza. Non possiamo, cari fratelli e care sorelle, che simpatizzare con Pietro, Giacomo e Giovanni nel loro non capire.
Così anche noi troviamo strano l'invito di Gesù a tacere con tutti di questo evento fino alla risurrezione di Cristo. Perché tacere? Perché non gridare a tutti la gloria di Dio, sicché il mondo creda? Questa domanda percorre come un filo rosso tutte le pagine evangeliche, soprattutto nel Vangelo secondo Marco, lasciandoci perplessi e stupiti. Ma la risposta è già contenuta nell'affermazione. Perché non si può capire la gloria di Dio se non passando per la croce di Cristo? Perché non si può capire la purificazione di Mosè e Elia se prima non si passa per la loro storia contraddittoria, complessa, a tratti violenta, assolutamente umana? Perché non si può ascoltare la voce di Dio in maniera astratta, ma questa voce deve essere la voce di Dio che parla attraverso Gesù? Nei racconti che l'Evangelista Marco ci ha tramandato, noi vediamo lucidamente, profeticamente descritti i limiti dell'adorazione prima del tempo e fuori dal contesto, costruirsi delle tende sulla montagna, dimenticando che ai piedi della montagna l'umanità soffre e ha bisogno della parola e dell'azione degli uomini e delle donne cristiani. Scendere dal monte, però, è un evento consapevole quando si è visto la gloria di Dio sopra il monte. Forse qualcuno di noi, qualcuno di voi, qualcuna di voi a questo punto si domanda come questo fatto può avvenire, se cioè è indispensabile avere dei doni specifici, particolari, delle benedizioni speciali che hanno a che fare con questa esperienza che noi normalmente non abbiamo. D'altra parte, questa domanda non ci deve spaventare o far sentire in colpa, o troppo curiosi in maniera inadeguata, oppure troppo dubbiosi, troppo poco credenti. Da che mondo è mondo, una delle maniere in cui le persone hanno cercato di incontrare Dio è stato quello di farlo in maniera un po' esoterica, un po' misteriosa, un po', come dire, limitata a pochi e poche eletti. E questo rischio è presente in tutti, è presente anche nel cristianesimo, anche nel protestantesimo. È inutile negare perché ci sono doni che non sono semplicemente alla portata della nostra volontà, non sono per tutti. Ma siamo sicuri davvero che il dono di incontrare Dio di cui parla la Bibbia e non altre tradizioni appassionanti, importanti, ma lontane da quella che noi confessiamo come parola di Dio, siamo sicuri che questi doni siano davvero quello che la Bibbia ritiene indispensabile per incontrare Dio? No, perché l'incontro con Dio non è questione di eventi misteriosi, non è qualcosa riservato a pochi, piuttosto è riservato a coloro che si lasciano interrogare da Dio, che si lasciano guidare da Lui, che lasciano che le priorità di Dio facciano i conti con le mie priorità, o al contrario, che le mie priorità accettino di essere messe in difficoltà dalle priorità di Dio. E allora vediamo che anche la storia di Mosè e anche la storia di Elia non sono storie di persone strane e inconfondibili con noi, ma sono storie di persone che hanno vissuto. Abbiamo iniziato ascoltando le parole di Martin Luther King e citando il suo famoso sermone in cui descriveva in una maniera che, diciamocelo, è terribilmente profetica la sua visione del monte prima della morte. Per fortuna non tutti siamo chiamati al martirio, però possiamo vedere quello che ha visto Martin Luther King, la montagna e la gloria di Dio. Non la montagna dei miei sogni, dove rifugiarmi e sognare di fare delle tende mentre il mondo soffre,
né la gloria di un Dio artificiale, una gloria illusoria, capace di vedere tutto meno quello che mi circonda. Ma la montagna è la gloria di Dio, la cui glorificazione sta nel vivere il comandamento d'amore che ci ha dato. Guarda caso ancora da una montagna. È possibile, anzi è probabile che non tutti vedremo realizzata piena questa glorificazione di Cristo, ma questo non ci impedisce di cercare di realizzarla in parte, coglierla in parte, mentre vediamo l'anticipazione di ciò che vivremo. Amen. Soffio del Dio vivente che nel principio copristi l'acqua, soffio del Dio vivente che fecondasti la creazione, scendi nei nostri cuori, colmali dei tuoi doni. Soffio del Dio vivente, o Santo Spirito del Signore. Soffio del Dio vivente che ci donasti il tuo figliolo, soffio del Dio vivente che rinnovasti la creazione, scendi nei nostri cuori, colmali dei tuoi doni. Soffio del Dio vivente, o Santo Spirito del Signore. Soffio del Dio vivente per cui nasciamo nel tuo battesimo, soffio del Dio vivente che consacrasti la creazione, scendi nei nostri cuori, colmali dei tuoi doni. Soffio del Dio vivente, o Santo Spirito del Signore. Sorelle e fratelli, vogliamo salutarci con un momento di preghiera e di intercessione. Signore, ti ringraziamo perché attraverso la voce e le opere di Gesù, tuo Figlio, ci chiami a vivere dentro il tuo progetto di vita nuova. Attraverso l'opera dello Spirito Santo ci rendi saldi nella fede e rendi efficace la testimonianza del tuo amore. Ti preghiamo. Trasformaci in uomini e donne capaci di guardare la montagna, di salire sulla montagna, ma poi anche di scendere e vivere la vita forti di quella consapevolezza, ma anche preoccupati, attivamente preoccupati, perché il tuo regno si compia. Liberaci dalla tentazione di rimanere lontani dal mondo, di scendere a compromessi con le mentalità correnti, ma allo stesso tempo aiutaci a non rinchiuderci in noi stessi. Rendici pronti ad annunciare a chiunque il tuo amore, specialmente alle sorelle e ai fratelli che vivono il dolore, la sopraffazione, che gridano a te di essere liberati e guardano a noi, alle nostre comunità, cercando spazi dove vivere questo annuncio di speranza. Noi ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù, tuo Figlio, che ci ha invitati a chiamarti Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, in sempiterno. Amen. Vogliamo ricevere la benedizione del Signore. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, l'intero vostro essere, lo spirito, l'anima, il corpo, tutto sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Amen.
Grazie.